Sopralluogo questo pomeriggio al cantiere per la realizzazione della foresteria Campo Canoa, 32 camere per gli atleti. Penso che sia il 379esimo cantiere del nostro mandato. 1 milione di euro, soldi ottenuti da fuori, non c'è un solo euro delle tasse ai mantovani, per una struttura che darà 32 posti letto nuovi, un bar terrazza, un servizio anche per i parcheggi di Campo Canoa che resteranno. Quindi cose fatte promuovendo le idee, vincendo i bandi e senza toccare le tasse ai mantovani. Credo che questo sia fatto importante. Lo sport, lo stiamo dimostrando, è anche turismo, è anche promozione della città, però bisogna avere le strutture per poter accogliere e questa sarà una struttura, una delle nuove strutture insieme all'ostello di Manta Hub che realizzeremo, che saranno certamente utilizzate dallo sport, dagli sportivi, ma anche dalle scolaresche. In questo modo l'impianto sportivo di Sparafucile potrà diventare un vero e proprio campus sportivo importante per la città. È importante perché aggiunge un servizio che a Mantova manca nel campo sportivo, quindi l'ospitalità delle squadre che vengono, degli sportivi che vengono a Mantova, perché Mantova è sempre più richiesta, ci sono diverse attività che chiedono di essere fatte qui a Mantova, quindi al di là dei canoisti, che lo spunto è quello, poi dopo abbiamo sicuramente la possibilità di poter ospitare tante altre attività, tante altre squadre di altri sport. Il progetto dell'architetto mantovano Gianni Bombonati prevede la realizzazione in un unico edificio diviso in due settori, la sala riunioni e la zona notte, una struttura senza alcun impatto ambientale per un cantiere che procede speditamente. Siamo già arrivati a quota del tetto, ricordo che è una struttura ricavata nella scarpata, quindi ha impatto paesaggistico praticamente pari a zero, che è la caratteristica del progetto, e i lavori termineranno secondo cronoprogramma per la fine di marzo. Quindi da aprile in poi speriamo di dare la struttura in mano agli sportivi.